Mi chiamo Joseph Dominic Pistone e sono nato il 17 settembre 1939. Da molti sono conosciuto come Joe Pistone, ma per la mafia americana sono Donny Brasco. La mia famiglia è d'origine italiana. Mio padre era calabrese, mia madre siciliana. Ma sono nato negli Stati Uniti e sono cresciuto a Sandy Hill, un quartiere italiano. Nel mio quartiere c'erano alcuni mafiosi, ma non si vedeva mai il loro lato violento. Quello che si vedeva erano le loro attività, il gioco d'azzardo, il contrabbando. E infatti la violenza la tenevano apposta al di fuori dei confini di Sandy Hill. Io sono stato il primo agente dell'FBI infiltrato dentro la Cosa Nostra americana e sono diventato quasi un uomo d'onore, affiliato alla famiglia Bonanno. L'identità di Donny Brasco nasce dal mio secondo nome, Dominic, e sotto copertura è sempre meglio scegliere un nome a cui risponderesti in modo naturale, e io rispondo naturalmente al diminutivo Donny. Invece per quanto riguarda Brasco, quello era un cognome che avevo o sentito o letto da qualche parte. Mi sembrava suonasse abbastanza bene. Ma cercando di dare un contesto alla mia storia, dobbiamo partire da una città, New York. Il periodo è quello degli anni 70. Era un momento in cui la mafia italo-americana vedeva la Grande Mela come il centro dell'universo. La città era controllata da 5 famiglie mafiose: i Gambino, i Genovese, i Bonanno, i Colombo e i Lucchese. E ognuna di loro aveva il suo territorio e i suoi quartieri. In più ogni famiglia aveva un divieto tassativo: non poteva fare i suoi affari nel territorio di un'altra famiglia. Per quanto riguarda le loro attività, queste comprendevano gioco d'azzardo, traffico di droga, la ricettazione, l'estorsione, l'usura, affari di tipo edilizio, lo smaltimento dei rifiuti. E per quanto riguarda la struttura di queste famiglie, questa è simile a quella di un dipartimento di polizia, di un corpo militare, dove sopra c'è il boss, il capo supremo di tutta la famiglia. Ed è proprio lui che nomina un vicecapo, che è il numero 2 della famiglia. Ma nel frattempo in mezzo c'è un consigliere, che è una figura di cui il boss si fida molto e che soprattutto deve andare d'accordo e mettere d'accordo gli altri capi delle altre famiglie. Al di sotto del vicecapo ci sono i caporegime della famiglia, i capitani. E tutti quelli che ho menzionato partono con la loro carriera all'interno della famiglia come soldati. Ora, per entrare nella famiglia ci sono 3 regole. Devi essere maschio, devi essere bianco e devi essere italiano. E questi sono i 3 requisiti fondamentali per entrare nella mafia come affiliato. Però ci sono anche quelli che non sono ancora affiliati e si chiamano associati. E per loro non c'è bisogno di essere italiani, perché l'importante è che siano maschi e siano in grado di far guadagnare la famiglia. E anche gli associati sono dei protetti della famiglia stessa. Ma una cosa è certa, non potranno mai essere affiliati alla famiglia mafiosa, perché non sono italiani. Questo tipo di organizzazione di cui ho parlato è stata creata in un momento preciso in America, durante una commissione che venne istituita dai 5 boss di New York, più un paio di boss di altre parti del paese. E sono proprio loro che hanno stabilito quelle che sono le regole della mafia americana. Hanno stabilito l'assegnazione dei territori per le famiglie, il tipo d'attività in che punto andava svolto. E la commissione è ancora fondamentale quando arriva il momento in cui una famiglia vuole affiliare qualcuno, vuole proporre nuovi membri. Nel loro gergo si dice «stiamo per aprire i registri» e così comunicano ad ogni famiglia quanti membri vogliono affiliare. E c'è questo incontro dove ci sono tutti i capi e si svolge in modo abbastanza semplice. Ogni boss propone il nome di chi ha intenzione da affiliare nella sua famiglia e poi gli altri boss votano con un pollice alto o pollice verso. E riguardo me, anche io sono stato candidato per l'affiliazione coi Bonanno e a fare il mio nome è stato il mio capo, Sonny Black. E quando l'ho saputo, a quel punto, ho chiesto a quello che era diventato il mio socio, Lefty Ruggero, chiedendo quali erano i vantaggi di diventare un affiliato. E Lefty, senza pensarci, mi ha risposto così: «Donny, tu puoi mentire, puoi rubare, puoi truffare, puoi uccidere, è tutto legittimo. Se sei un uomo d'onore, puoi fare tutte queste cose». Ora, tutta questa serie di cose che ho raccontato spiegano, secondo me, anche il motivo per cui la mafia americana era così forte, perché riusciva a comandare su tutte le altre organizzazioni, almeno fino alla fine dell'operazione in cui sono stato coinvolto. Il motivo per me è perché controllava la maggior parte dei sindacati, i giudici, gli uomini delle forze dell'ordine e ovviamente controllava anche i politici. E quando controlli questi soggetti, controlli tutto il paese. In più credo che la mafia americana avesse un predominio sulle altre organizzazioni perché viveva coi legami di sangue
Erano tutti i parenti, i fratelli, i zii, i cugini, i figli e soprattutto credevano con tutto loro stessi nell'organizzazione. Credevano in la Cosa Nostra, come la chiamano loro negli Stati Uniti. E in più io credo che la mafia americana ha ottenuto tutto questo successo anche e soprattutto perché aveva delle regole ben specifiche. Per esempio, a quell'epoca la sera volevano vederti vestito sempre molto bene, un bel paio di pantaloni, una bella camicia e poi quando arrivava l'inverno anche una bella giacca. E ovviamente non ti permettevano di avere i capelli lunghi, il codino, dovevi avere una conciatura considerata per loro normale e in più non potevi avere nessun tipo di barba o baffi. Ma queste erano le mancanze di rispetto, invece un altro tipo di regole andavano rispettate per evitare di farti ammazzare. Per esempio, se ti scoprivano a rubare denaro alla famiglia, ti uccidevano. Se ci provavi con la donna d'un mafioso, facevi la stessa fine. Invece, se ci provavi con la figlia d'un mafioso, ma avevi delle intenzioni serie, allora ti salvavi. E un'altra regola particolare era quella di non mettere mai in imbarazzo un mafioso di fronte ad altre persone. E c'era una regola ancora più grave se non eri un affiliato. Questa regola diceva che non potevi mai mettere le mani addosso a un mafioso, a un uomo d'onore, se tu ancora non eri affiliato. Cioè, in pratica, se un uomo d'onore voleva picchiarti, dovevi accettare passivamente la cosa. Per quanto riguarda l'inizio della mia operazione, mi ricordo che mi sono infiltrato in una banda di ladri d'auto. Ricordo che rubavamo macchine di lusso, Mercedes, Cadillac. E per imparare a rubare le auto ovviamente dovevo sapere come metterli in moto, disattivare gli allarmi, aprire le portiere. E lì mi serviva una mano. E la mano l'ho avuta da un mio collega dell'FBI, perché lui aveva un informatore che era anche un ladro d'auto. E così che ho fatto. Ho passato moltissimo tempo con questo ladro e lui mi ha insegnato tutti i segreti del mestiere. Tutto questo mi è servito a entrare nell'ambiente criminale, a capirlo, a farmi una sorta di inizio di profilo, fin quando è arrivata la mia operazione più grande, storica, quella da infiltrato nella mafia italiana, a New York. E all'inizio lo scopo della missione era quello di infiltrarsi tra degli individui che vendevano la merce rubata alla mafia. E quindi io avrei dovuto costruirmi un vero curriculum da criminale. Allora ho deciso di propormi come ladro di gioielli e questo l'ho scelto perché uno, non era una professione molto violenta e secondo la potevo esercitare da solo e non c'era bisogno di avere una banda alle spalle o altri componenti. E la cosa più importante quando ti assegnano una missione sotto copertura è che devi conoscere bene ogni tipo d'aspetto, perché una delle prime cose che ti può andare male è che ti trovi a discutere con qualcuno della tua attività e magari non sai assolutamente di che stai parlando. Ragion per cui, per rendere credibile questo mio curriculum, ho dovuto seguire tutto un corso per studiare i diamanti, le pietre preziose. E poi ho imparato anche altri aspetti dell'essere un ladro, quindi lo scasso, gli allarmi, le diverse tipi di casseforti. Ma di tutto questo ovviamente c'è da fare una piccola premessa. Cioè, con la mafia, la criminalità, soprattutto quella organizzata, non funziona che tu entri in un posto in cui sai che si ritrovano loro, i mafiosi, arrivi e dici «Ciao, sono Donny Brasco, un ladro di gioielli, vorrei frequentarvi per un po' e fare affari con voi». E quindi l'unico modo era introdurmi senza far capire che io avessi interessi di fare affari con loro. Quindi la strategia a quel punto è stata individuare una serie di bar, di ristoranti che sapevamo essere frequentati dai mafiosi. E l'idea era che io avrei frequentato questi bar, ristoranti e mi sarei fatto in qualche modo vedere, notare. Tutto questo nella speranza di cominciare a parlare un po' con alcuni di loro, di fare affari. Alla fine la scelta è ricaduta su un ristorante dove soprattutto il giovedì sera i mafiosi andavano lì a cenare e ci andavano con le loro fidanzate. Diciamo era il loro ritrovo, il loro ristorante. Allora io che ho fatto? Ogni sera andavo a sedermi al bancone del bar, mi mangiavo qualcosa, mi bevevo un bicchiere di vino, ma stavo zitto, non parlavo con nessuno, non rivolgevo la parola neanche al barista. Ma dopo qualche mese, una sera sono entrato e c'erano sempre tutti loro, ma mancava un tizio. O meglio, lui non c'era, ma c'era la ragazza che era sempre stata presente con lui. E mi ricordo che questa ragazza a un certo punto si alza e va in bagno. Ma quando torna si ferma davanti a me e mi dice ciao. Allora io le rispondo solo con un ciao, ma non appena lei torna al tavolo, io faccio segno al barista ad avvicinarsi e gli dico guarda, io voglio che sia messo agli atti che non ho chiesto io alla ragazza di iniziare questa conversazione. Quindi il barista annuisce senza batter ciglio e torna a fare quello che stava facendo. Ora, la ragione per cui l'ho detto, perché ho fatto questo, è che la mafia americana ha delle regole estremamente precise. Per esempio, una delle regole di cui abbiamo parlato è quella che non puoi fare lo scemo, non puoi provarci con la moglie e la fidanzata di un mafioso. Questo perché se tocchi una moglie e una fidanzata finisci ammazzato. Ma tutto questo non finì quella sera, perché quella scena si è ripetuta altre 4 volte. E l'ultima di queste, il barista mi viene vicino e per la prima volta mi dice «Senti, se vuoi parlarle, adesso puoi farlo, perché il suo fidanzato è andato, cioè l'avevano ucciso». Allora io immediatamente al barista gli ho risposto «Ti ringrazio, ma non sono assolutamente interessato a lei». Ora da questa cosa il barista che ha capito di me,
Ha capito che sono un tipo di strada, che so campare per strada, e questo mi ha portato a una cosa che è successa circa 6 mesi dopo, quando una sera viene vicino a me e mi dice: "Piacere, mi chiamo Charlie". Allora io semplicemente rispondo: "Io sono Donny". E da quel momento in poi ogni sera iniziamo a parlare, ma parliamo di sport, chiacchieriamo in generale. Ma una sera specifica, una delle più importanti nell'aggancio della mia operazione, questo barista mi dice: "Ehi Donny, ti piace giocare d'azzardo?". Io ovviamente rispondo di sì. Allora lui continua dicendomi: "Guarda, io quando chiudo il bar vado in una bisca che sta aperta tutta la notte. Se vuoi venire con me, me lo dici". È chiaro che io non aspettavo altro che questa risposta. La conseguenza è che quando il barista ha chiuso il locale, siamo andati insieme a Little Italy. Lì ho scoperto che quella bisca era gestita dalle 5 famiglie mafiose di New York. Nonostante questo, passano settimane su settimane, noi giochiamo soprattutto d'azzardo al gioco dei dadi, ma non parliamo mai di attività illecite o altro. Allora una sera io ho deciso che era il momento giusto di fare un passo in più, un passo avanti. Così vado da lui al bancone, ho questi diamanti che tengo dentro una busta, metto la busta sul bancone e gli dico: "Senti, io ho questo pacchetto e mi serve questa cifra". Lui non mi ha mai chiesto cosa contenesse quella busta, l'ha messa dietro al bancone e mi ha detto che andava bene. Da quel momento passano circa 2 settimane, ma lui non accenna niente su quel fatto e ovviamente neanche io. Ma poi finalmente una sera, quando arriva al bar, lui mi ferma e mi dice: "Senti Donny, hanno lasciato questo pacchetto per te". Allora io lo prendo, me lo metto in tasca e non dico altro. Da quel momento in poi, ogni volta che andiamo alla bisca, mi presenta col nome di Don il gioielliere. E una di quelle sere mi presenta anche un tizio. Questo personaggio si chiama Gilly. E mentre parliamo tutti e tre, Gilly si gira verso di me e mi dice che ha un club a Brooklyn e mi invita pure al suo locale quando voglio. Ah, e tra parentesi, Gilly appartiene ai Colombo. Così vabbè, il giorno dopo io vado a Brooklyn, incontro nel locale Gilly e lo trovo con la sua banda. E da quel momento in poi inizio a frequentare tutti loro. In quella mia esperienza e quelle successive, durata tutti gli anni della mia operazione sotto copertura, ho scoperto che la vita tipica del mafioso newyorkese è molto strana. Perché ti alzi la mattina, vai nel circolo che frequenti, fai il rapporto al tuo capitano, poi ti metti a giocare a carte, discuti su quello che devi rubare, quanti soldi hai fatto, e poi la sera torni a casa per cena. Ma se per caso quella sera non hai niente da fare di meglio, allora esci e magari vai nei nightclub o nei ristoranti. In pratica ho visto che la tua intera esistenza si basa nel trovare dei nuovi piani per fare soldi illegalmente, oltre a sperare di non essere arrestato o fatto fuori la sera stessa. Ed è proprio durante una di queste partite a carte, dentro una bisca, che ho conosciuto Tony Mirra. Lui era un personaggio molto particolare, era uscito di prigione da poco ed era un grandissimo importatore di droga per conto dei Bonanno. E probabilmente era il più cattivo tra tutti quelli che ho conosciuto. Era un tipo che non piaceva a nessuno, per capirsi non piaceva nemmeno ai mafiosi stessi. Ma Tony Mirra è stato un personaggio fondamentale, perché è stato lui a presentarmi Lefty Ruggero, che era sempre un altro dei Bonanno. E Lefty era un personaggio incredibile perché era una sorta di enciclopedia vivente della mafia. Conosceva la storia, tutte le origini, e quando io lo riempivo di domande lui spesso mi diceva: "Donny, lo sai che ti sto istruendo su tutti i metodi della mafia e così quando sarai uno di noi sarai pronto come nessun altro è mai stato". Ora, quando io ho conosciuto Lefty, il suo ruolo in quel momento era gestire il gioco d'azzardo e lo faceva per conto del suo vice capo. Ma quando sono diventato un suo uomo di fiducia, ho cominciato anche io a gestire l'affare del gioco insieme a lui. Io ero principalmente incaricato di prendere le scommesse, provvedere ai pagamenti, ma oltre a quello Lefty era anche coinvolto in un giro di furti all'interno dell'area portuale. Furti di gioielli, orologi, televisori, quindi alla fine mi ha coinvolto anche in quest'altra attività. Ma devo dire che il rapporto che avevo con Lefty era un rapporto strano, un rapporto di odio e amore, perché Lefty pensava unicamente a se stesso, cioè tu non contavi proprio niente, c'era sempre lui al centro di tutto. Ma in tutto questo avvenne un fatto incredibile. Il fatto coincide il giorno del matrimonio di Lefty, quando lui si sposò in municipio e scelse me come testimone. Io a quel punto avevo capito di avere una fiducia completa nei suoi confronti, e soprattutto che lui, come altri, si erano bevuti la mia copertura. Questo lo dico soprattutto perché c'erano tutti i criminali del quartiere a cui avrebbe potuto chiedere quella cosa, ma alla fine quella cosa l'ha chiesta a me. Ora vorrei entrare un po' in dettaglio sulla mia operazione, la parte nascosta dell'operazione, perché è stata qualcosa di estremamente complesso, l'operazione più complessa che abbia mai fatto un agente segreto, ed era un'operazione che conoscevano al massimo 20-25 persone in tutti gli Stati Uniti d'America. Questo perché era talmente rischioso che non abbiamo mai comunicato ai dipartimenti di polizia di questa cosa, non abbiamo neanche parlato con gli uffici dell'FBI, tranne quei pochi che avevano a che fare con l'operazione stessa. In più abbiamo dovuto fare tutto un lavoro sulle mie identità.
E una cosa che ha fatto l'FBI è stata quella di cancellare il mio nome da tutti gli archivi esistenti. Così se qualcuno avesse chiamato l'FBI chiedendo di Joe Pistone, gli avrebbero risposto: guardi, mi dispiace, ma non abbiamo nessun Joe Pistone in archivio. E se avessero chiamato qualcuno chiedendo di Donnie Brasco, nessuno sapeva comunque niente. Per quanto riguarda il mio lavoro, io quando dovevo aggiornare l'FBI dei miei progressi, quello che succedeva, telefonavo a un agente specifico che era informato e che si doveva coordinare con me. Al telefono gli davo una serie di informazioni e lui poi era incaricato di trasformarle in appunti scritti. In più, una volta al mese ci incontravamo fisicamente io e questa gente. Ci incontravamo a New York. Mi ricordo che ci vedevamo all'interno del Museo di Storia Naturale o dentro la Biblioteca Centrale. In quei momenti controllavamo tutte le informazioni che aveva trascritto e io ovviamente verificavo che il contenuto fosse correttamente riportato, non ci fossero grandi errori, gravi errori. I due posti scelti erano molto curiosi, ma avevano un grande senso logico, perché era veramente difficile che i mafiosi andassero a frequentare il Museo di Storia Naturale o la biblioteca. Perciò era considerato un posto sicuro per tutti. Ma ritornando alla mia vita da Donnie Brasco, la mia vita criminale e mafiosa, è importante che io parli del mio capo assoluto, il personaggio a cui dovevo fare riferimento. E il suo nome era Dominic Napolitano, ma tutti lo conoscevano come Sonny Black. Il suo bar, che era anche il quartier generale di Sonny, si trovava al Motion Lounge, che era un posto dove si incontravano tutti quelli del suo gruppo, ed era questo bar che si trovava al piano terra del palazzo, ma poi al terzo piano c'era anche il suo appartamento. E io a un certo punto iniziai a avere un tipo di rapporto così vicino con Sonny che quando non avevo voglia di tornare a casa mi potevo fermare lì nel suo appartamento. E ricordo precisamente il momento in cui questo rapporto è diventato così vicino tra me e Sonny che iniziò a generarsi tantissima invidia. I personaggi che non accettavano questa cosa erano due. Il primo era Lefty, ma comunque Sonny era il nostro capo, quindi Lefty al massimo poteva lamentarsi con me di questo, non poteva dirgli altro. Ma quello che nutriva più invidia e che è stato un grande pericolo per me è stato il collegamento con Tony Mirra, e si era convinto che io stessi facendo milioni di dollari sia con Sonny che con Lefty, al punto che voleva lavorare con me, voleva prendermi sotto la sua ala, ma Sonny rifiutò. Questo l'ha portato ad una ripicca pericolosissima che mi ha messo in una posizione di pericolo totale, perché un giorno Mirra dice ai capi: so che Donnie ha rubato soldi alla famiglia, ha rubato precisamente 250.000 dollari in un affare di droga. Ovviamente questa cosa era assolutamente falsa, ma tutti i capi immediatamente decidono di convocare una riunione. A quel punto, durante l'incontro, io do la mia versione, Sonny dà la sua, e stessa cosa fanno gli altri. Ora, per fortuna, mi riesco a salvare perché il mediatore si pronuncia in nostro favore. Ma questa cosa mica è accaduta una volta, è accaduta per ben tre volte, e in ognuna di queste situazioni, fortunatamente Sonny ha vinto. Anche perché se avesse perso le riunioni, probabilmente mi avrebbero ammazzato direttamente. All'interno della mia storia siamo arrivati a un anno preciso, è il 1981, è estate, ed è l'anno in cui io dovevo essere affiliato alla famiglia, ai Bonanno. Precisamente questo doveva accadere a dicembre dell'81. Allora io, in uno dei miei aggiornamenti, ho contattato direttamente il mio capo dell'FBI e gli ho chiesto che volevo andare avanti e diventare almeno affiliato ai Bonanno, poi avremmo chiuso l'operazione. Purtroppo la risposta è stata negativa perché in quel periodo era in corso una tremenda faida nella famiglia Bonanno. C'è stato un punto critico ed è arrivato quando quelli di Sonny Black hanno deciso di ammazzare tre capitani. Ma purtroppo di quei tre, uno di loro non si è mai presentato all'incontro fatale. E così il giorno dopo Sonny Black arriva da me e mi dice: Donnie, adesso hai ricevuto un contratto per uccidere Bruno Indelicato, quindi devi trovarlo e ucciderlo. E nella mafia americana, quando ricevi un contratto per uccidere qualcuno, è una tua responsabilità che quella persona venga uccisa. Non è che puoi rifiutarti di farlo o accampi scuse di vario tipo, perché se ti rifiuti, ammazzano te. E durante questo contratto mi ricordo che erano tutti convinti di trovare Bruno a Miami. Così che ho fatto, ho preso un volo e sono andato in Florida. Ma lì Bruno Indelicato non c'era, e da una parte è stato anche un bene, perché se io avessi trovato Bruno, avrei dovuto chiamare l'FBI, loro l'avrebbero catturato, poi avremmo messo in scena un omicidio finto per far credere che avessi ucciso davvero Bruno. Ma il problema era un altro, se avessi trovato Bruno Indelicato insieme ad altri membri della banda. E in quel caso una cosa era certa: di sicuro non sarei morto per un criminale, e quindi Bruno sarebbe stato il morto. Insomma, questi furono tutti i motivi per cui l'FBI ha deciso di mettere fine all'operazione, quindi principalmente per la faida interna e l'ordine di uccidere Bruno Indelicato. E così siamo arrivati al 26 luglio 1981, giorno in cui abbiamo dichiarato conclusa l'operazione. Io ricordo benissimo che in quel giorno ho preso un volo di ritorno per Washington DC, e nello stesso momento che io ero in volo, l'FBI è andata da Sonny Black.
A lui gli hanno mostrato le foto in cui io ero con altri agenti dell'FBI e gli hanno detto che anch'io ero un agente. Insomma, il messaggio dell'FBI era molto chiaro. Tu, Sonny Black, hai avuto questo agente dell'FBI sotto copertura tra i tuoi per 5 anni e sei stato tu a farla entrare nella famiglia. E molto probabilmente la famiglia, appena lo saprà, ti ucciderà. Diciamo che praticamente volevano trasformare Sonny Black in un informatore. E stessa cosa valeva anche per Lefty. Il problema è che Sonny e Lefty erano dei mafiosi veri. Infatti Lefty è stato intercettato dall'FBI prima d'essere ucciso e poi però si è fatto 15 anni di prigione perché non ha mai parlato. Mentre la sorte di Sonny Black è stata ben peggiore. Ricordo che lui ha ricevuto una chiamata che noi stavamo intercettando, dove quelli della famiglia gli davano appuntamento da una parte per parlare. Allora Sonny decide di andare e prima di andare lascia questo messaggio alla sua fidanzata. Se dovessi rivedere Donnie, digli che gli volevo bene e che è stato semplicemente più bravo di noi. Dopo di questo è andato al Motion Lounge, dove si è tolto l'anello di diamanti, i soldi dalla tasca e le chiavi di casa e ha lasciato tutto al barista. Dopo questo è salito sulla sua auto in direzione dell'appuntamento ed è sparito. Successivamente abbiamo scoperto che prima di uccidere Sonny gli hanno tagliato le mani. Questo perché sono i messaggi che la mafia manda a tutti gli altri affiliati quando ne uccide uno. Ad esempio, se scoprono che sei un informatore, ti ammazzano e ti mettono un canarino morto in bocca. Questo significa che avevi cantato. Ad altri invece li hanno uccisi, gli hanno tagliato il pene e gliel'hanno messo in bocca. E questi sono tutti i messaggi che mandano per rendere chiaro il concetto agli altri di come funziona la fiducia di sangue nella famiglia. Ma ora riguardo a me, dopo l'operazione, ricordo la prima volta che appresi, anche se me l'aspettavo, che la mafia italiana, la Cosa Nostra, aveva messo sulla mia testa una taglia da $500.000. Stiamo parlando di inizio anni 80, quindi ha un equivalente di quasi 2 milioni di dollari odierni. Ma devo confessare che non ho mai avuto paura per me né per i miei familiari. Questo è per due motivi e non perché io sia coraggioso e privo di paura. E il primo motivo è che la mafia americana, storicamente, non è solita uccidere i familiari se ha avuto il contratto da ammazzare una persona precisa. E il secondo motivo, forse quello più solido, è perché l'FBI dopo l'operazione è andata da tutti i boss, da tutti i capi mafia. E quando è arrivata da ognuno di loro, gli ha detto che se avessero toccato mio parente, gli avrebbero scatenato addosso tutta l'intera FBI. Ma tornando ai giorni d'oggi, la taglia sulla mia testa non è mai stata ritirata dalla mafia. Ma comunque non ho paura ad oggi di una vendetta da parte della mafia, perché è passato troppo tempo e smuovere le acque per un agente sotto copertura di ormai decine d'anni fa non ha molto senso. Ma forse c'è una cosa che mi preoccupa, e quella sono i cani sciolti. Cioè mi riferisco a quei mezzi criminali che magari potrebbero usare il mio assassinio per provare a diventare degli eroi nel mondo mafioso.